Ciao, io mi chiamo Giovanni Molaschi e sono l'autore di questo libro che si intitola Storie di libertà per ragazze e ragazzi che inseguono grandi sogni. E in questo video ti racconto tre dei colori che troverai in questa antologia pubblicata da De Agostini. Non esistono sogni irrealizzabili, ma desideri che hanno solo bisogno di più muscoli. All'interno del libro c'è la storia di Megan Rapinoe, che è la capitana di calcio statunitense femminile. Megan arriva all'importante ruolo dopo un percorso che la vede protagonista anche su altri campi da gioco, per altri sport. Megan non capisce subito qual è la sua vera vocazione, ma appena realizza che il campo da calcio il suo habitat naturale, avrà il coraggio per fare delle battaglie sociali e civili che ancora oggi sono leggendarie negli Stati Uniti e fuori. Diventare è più importante di essere. Il libro si apre con la storia di Alan Turing, che è stato un matematico straordinario, che aveva una passione per la filosofia, che viveva quotidianamente. Amava le piante, di cui conosceva tutti i dettagli perché aveva una fantastica memoria fotografica e sapeva correre come pochi dopo di lui hanno fatto. È andato vicinissimo alle Olimpiadi, che poi non ha fatto per una serie di coincidenze storiche. Nonostante i talenti, Alan ha deciso che era più importante costruire che ammirare. E quindi per tutta la vita si è dato da fare nell'elaborazione di qualcosa che rimanesse nel tempo al di là di ciò che lui aveva naturalmente. Grazie a questa attitudine inventa quello che ancora oggi gli storici identificano come il papà del computer. L'evoluzione della società non dipende da una maratona, ma è una staffetta. Nel libro raccontiamo la storia di Mariel Franco, che è stata un'attivista politica nata e cresciuta nella favela, che è uno dei luoghi più difficili dove formarsi, perché la povertà non solo la si vede, non solo la si tocca, ma la si sente. È un odore forte che ti chiude il naso. Mariel, nonostante le condizioni di partenza, riesce a costruirsi un percorso, riesce ad essere eletta e a diventare una politica importante in quel Brasile ancora oggi segnato da differenze enormi, abissali. Mariel purtroppo non riesce a portare avanti il suo progetto, ma nonostante ciò lei vive in contesti lontani che hanno saputo far proprio il suo esempio. Quindi a Mariel sono dedicati consultori, ambulatori, case delle donne in tutto il mondo, anche in Italia.